Io non credo alla tesi del suicidio. Chi di voi crede alla tesi del suicidio? Lui? Io rimango a quello che ho letto. Allora, io faccio prima dell'opinionista il conduttore. Ora, con la perizia alla mano, io giuro e ribadisco che leggendo la perizia che è stata fatta oggi e che adesso deve essere rifatta, non c'è un elemento che porti a una conclusione diversa dal suicidio. Poi dice incredibile, impensabile, io non ci posso pensare, non si mette il sacco di qua, un sacco di là, poi uno di qui, qualcuno di là. Anch'io ci credo, però abbiamo visto nella storia dei suicidi tra i più assurdi, diciamo, io ricordo, o meglio mi è stato raccontato di una che si è suicidata mentre sul freezer, nel pozzetto del freezer. Tu dici, ma ora si mette nel freezer lì e inizia a morire? Eppure è successo. Allora, se io leggo la perizia, non c'è una possibilità che sia qualcosa di diverso dal suicidio. Allora vediamo, adesso è stata commissionata una nuova perizia, sono state commissionate delle nuove indagini, ora quando io le avrò davanti, le leggo, se ci capisco qualcosa, ti posso dire se secondo me può esserci un'altra strada. Al momento non c'è. Poi ci sono tutti i dubbi su lui, che questo è il pallista nato, cioè lui è così. Ma chi è il pallista? Sebastiano. Ma è ma perché lo fa così di suo? Dice che si ricorda, non si ricorda, un giorno si ricorda. Ci sono tante contraddizioni. Sì, ho capito, ma questo è così di persona proprio. Cioè tu per un cosa gli dici, lui ti riesce a dire A e dopo 10 minuti ti dice B, ma è così di sua personalità. Sì, sì. Cioè tu devi avere degli elementi per dire che sia stato lui. A me una cosa aveva impressionato quando però scusa, ti verrà oltre che ti impressiona, ma tu che sei donna, avessi adesso qui c'è anche c'è il tuo compagno, ma se tu avessi uno e avessi l'altro non ti verrebbero di scappare? No, dico, non dico di ammazzarti, ma di scappare. Guarda, io non credo a questa ipotesi. Mi aveva molto impressionato la furia, cioè la fretta che aveva Sebastiano Visinti di cremare sua moglie. Noi sappiamo tutto che una volta, molto banalmente, una volta che un cadavere è cremato poi non puoi chiedere la riesumazione a un'altra persona. Però così vai a fantasia tua. No, ma io lui davvero era molto insistente sul fatto che mi l'indicazione che la moglie avrebbe voluto così. Poi dopo che gli hanno sequestrato la salma, lui ha detto vabbè fate quello che volete. Ho capito però. Io non ero a casa loro, ma credo nemmeno tu. Io non so cosa si sono detti tra di loro, se è vero, se non è vero, che in famiglia si era già detto, perché lei dice, lei era stata malata tempo prima, aveva avuto un incidente, parlando dell'argomento si erano detti più volte, se tu muori, la cremazione se non c'è nulla lasciato per iscritto, sinceramente vuoi ancora raccontare quello che vuoi. Io ancora mia mamma non ho lasciato scritto niente, l'ha messo che muoia prima io. Però non ho ancora fatto tu hai fatto il testamento? No, però lasciato la tua volontà. Però questa furia che lui aveva di cremare. Ma non è una furia, la furia ce l'aveva di Liliana. Era molto discuteva una possibilità che poi quella chiesta dal fratello dalla famiglia. La richiesta della riesumazione di fare nuove analisi di arrivare a una risoluzione. La richiesta della riesumazione di nuove analisi avviene anche per mano scritta dell'avvocato di Sebastiano, quindi lo chiede il fratello, dopo li hanno presentati tutti assieme. Poi che sia vero che lui volesse la riformazione, che volesse un'analisi, io non lo so, può essere che non lo volesse, ma secondo me lui vuole tutte le analisi che ci sono al mondo per tirarlo avanti ancora un po' la storia, se no che fa tutto il giorno, se non va nelle varie trasmissioni, si sente abbandonato, triste e solo. Quindi più se ne parla per lui meglio è, poi lui ovviamente vorrà arrivare alla verità. Io ti dico, quando io ho le nuove carte, ti dico se cambio la tesi. Però quello che io ho letto adesso mi dice che non c'è possibilità ancora che non sia un suicidio. Poi tu dici una perizia che conclude il ragionamento dicendo forse è morto un giorno, forse è morto un altro, ma tanto a me non me ne frega, per me è una perizia che lascia molto a desiderare, però questa è la conclusione e sul tipo di indagini che sono state fatte non c'è particolare dubbio.
a me ha lasciato perplesso il fatto che mi sappia dire quando è morta e che uno mi dica non interessa. Questo diciamo così, però io ti dico già che da quello che ho capito io, le nuove analisi non hanno portato a niente. Cioè tutto quello che è emerso dall'analisi del corpo non porta a un tubo. Quindi non è detto che si arriverà mai a capire quando è morta. Si è parlato di ecchimosi che facevano, che facevano, no, guarda, questa perizia, l'ecchimosi le vede solamente i parenti di perché non soltanto di... loro. Comunque ecco qua ci sarà. Io ho letto altre cose, no? Per delle ore, per cui... io ho letto ben altro. Per cui ecchimosi le vedono solo loro. Però se poi saltano fuori con la nuova analisi, con la nuova perizia, benissimo. Io ti dico già che per quello che c'è adesso non c'è niente di diverso da quello che ho letto. Non so, cioè se lei è sparita,